Il messaggio è quello di ricordare appunto quello che è accaduto nel versante orientale dell'Italia, diciamo, alla fine della Seconda Guerra Mondiale e il dopo, rispetto a quello che è accaduto in Istria, in Dalmazia, con tanti italiani che sono stati infoibati e sono stati costretti all'esodo. L'esodo ha riguardato quasi 350.000 italiani che, diciamo, dalla sera alla mattina hanno dovuto lasciare le loro terre, le proprie case. Per non parlare poi dei quasi 10.000 italiani che sono scomparsi e infoibati dalle truppe comuniste del colonnello Tito. Oggi c'è anche un ricordo istituzionale, no? Sì, la giornata del ricordo che diciamo, sta diventando finalmente un patrimonio comune, un patrimonio della nazione. Era importante giungere, diciamo, dove siamo giunti oggi, ma c'è ancora tanta strada da fare, perché comunque la strada è quella, dovrebbe essere quella verso una memoria condivisa, che è una strada ancora difficile, semplicemente perché c'è ancora chi purtroppo nega questi fatti che ci rendiamo conto sono per tanto tempo hanno rappresentato anche una vergogna, perché comunque sono delle pagine di storia che sono state, diciamo, strappate dal libro della storia, di quella che è la storia di una storia comune che è una storia nazionale. Vabbè, è doveroso per noi ricordare questa giornata del ricordo, il 10 febbraio, per tutte le vittime delle foibe condannate dai comunisti slavi di Tito, alcuni costretti a fuggire, alcuni altri invece massacrati e violentati e gettati nelle foibe. Per noi è un momento importantissimo questo del ricordo, oltre che quello della memoria di gennaio, ma è un valore che noi dobbiamo portare avanti, noi come partito di Fratelli d'Italia ci crediamo molto. Sì, è un momento importante oggi perché è la giornata del ricordo. Abbiamo voluto organizzare come Fratelli d'Italia una mostra che si è svolta dal 7 fino a oggi, giorno 10, qui alla provincia, appunto per ricordare tutti gli esuli istriani, dalmati, che sono stati infoibati dai partigiani comunisti di Tito. È importante il ricordo perché per molti anni purtroppo la storia è stata cancellata, è stata messa da parte, perché magari poteva sembrare che desse fastidio un po' anche alla resistenza, ai partigiani italiani. Anche c'è stato un po' di imbarazzo da parte della politica italiana e finalmente il giusto ricordo gli è stato assegnato il 10 febbraio, quindi siamo qui oggi per ricordare e per non dimenticare, soprattutto per portare un messaggio che non esistono morti di serie A, di serie B, ma i morti sono tutti uguali. Soprattutto noi come italiani ci sentiamo in dovere appunto di ricordare il 10 febbraio. Anche oggi Gioventù Nazionale, come ogni anno, ci tiene a ricordare il 10 febbraio. Soprattutto quest'anno, per la prima volta in cui siamo al governo, Fratelli d'Italia ci tiene a far rendere questa giornata una pietra miliare della nostra storia, in modo tale che non venga dimenticata e non vengano dimenticati tutti quegli esuli che ancora oggi si vergognano oppure per paura di una determinata sinistra che non riconosce questa giornata, hanno paura ancora oggi a raccontare la loro storia e a dire ciò che hanno passato, ciò che gli hanno fatto passare determinate persone che ancora oggi hanno la medaglia al valore, come quella che chiediamo da anni di ritirare al compagno Tito.